Appuntamento immancabile con il campionato italiano regolarità autostoriche AC Sport. Tra le classiche è giunta alla 23esima edizione la Coppa degli Etruschi, tenutasi a Viterbo il 7 e l'8 aprile scorsi, organizzata dall'Etruria Historic Racing Club di Viterbo. Siamo un pochino tesi, nel senso perché quest'oggi abbiamo un'anteguerra come auto, portiamo una Balilla e speriamo che si comporti. Che anno? Scusate, che anno? 1934. E speriamo che si comporti bene in queste strade. Mi sento tra virgolette un pochino di casa, dato che è del centro Italia, insomma. Senti, bando alle scaramanzie, aspettative? Aspettative. La seconda è andata male? Aspettative, esatto. Diciamo, no, dai, aspettative. Speriamo che il numero che abbiamo nella macchina porti bene. Cosa c'è nella testa di un navigatore prima di un evento di campionato italiano? C'è un po' di tensione sicuramente, come abbiamo visto in precedenza il radar è sempre impegnativo, bisogna starci attenti, le gare di campionato italiano sono sempre belle toste, a differenza di un grande evento che si va alla lunga, qui sono tutte prove corte, bisogna starci attenti, ci vuole concentrazione. Senti, voi siete giovani ma comunque avete un'esperienza di tanti anni già alla guida, come nasce una coppia così giovane e come portate avanti questa vostra passione? Beh, noi in effetti è quasi il 10° anno che prendiamo parte alle gare di regolarità, nasce con noi per caso, abbiamo cercato niente se non che abbiamo cominciato con una 500 rossa ad andare in giro per la strada, poi siamo passati una Lancia Fulvia, il primo approccio alla regolarità con il cronometro a mano, abbiamo un po' faticato fino ad arrivare qua, però per adesso stiamo andando più o meno bene, siamo contenti così. Angelo, ma che ci fa un siciliano qui a Viterbo? Un siciliano qui a Viterbo intanto viene a divertirsi senza dubbio, poi una tappa di campionato italiano, siamo stati contattati dalla Francia Corta, è nata questa collaborazione e quindi con molto piacere siamo venuti a Viterbo e onestamente non ci aspettavamo di trovare una città così bella, insomma dentro le mura poi qualcosa veramente di eccezionale. Ne faremo sempre in collaborazione con Francia Corta le gare al sud, questa collaborazione è nata proprio per questo motivo, quindi saremo presenti alla Mille Curve a fine giugno e poi a Campobello di Mazara, che è casa nostra ovviamente. Quindi questo sarà il nostro impegno per il campionato italiano. Poi, come ben sai, io farò la Targa Florio e anche il Giro di Sicilia, perché sono due gare nostre siciliane di cui veramente andiamo molto orgogliosi. E un regolarista non può mancare. Alessandro Virdis, dalla Sardegna con furore. Ciao, ben trovato. Ciao, ben trovato. Senti, ormai affezionato, campionato italiano, terza prova, Viterbo, 23esima Coppa degli Etruschi, siamo a quarto d'ora dal via, cosa gira per la testa? Beh, ovviamente la solita tensione e poi vogliamo migliorare la nostra media. Noi siamo l'unico equipaggio che è partito quest'anno con una media stratosferica di 87 centesimi di secondo, un disastro rispetto all'anno scorso, avevamo avuto un problema. Bene, stiamo migliorando e vediamo di migliorare ulteriormente. Abbiamo il sole, noi siamo abituati a quello e sarà sicuramente ancora più intrigante. Posti belli, meravigliosi. Manca un quarto d'ora al via, come va l'organizzazione di questa Coppa degli Etruschi? Ma per noi è sempre una piccola vacanza, siamo in 6 equipaggi quest'anno, ci siamo già divertiti a cominciare da ieri sera e adesso andiamo incontro, cominciamo questa nuova avventura, la terza del campionato italiano, e speriamo che vada tutto bene. Senti Massimo, hai anticipato tu, terza prova, prima del girone sud, dal punto di vista organizzativo, normativo, diciamo strutturale, le novità di regolamentari, come sono state un po' recepite dai partecipanti? Mi fai un domandone e sai di farmelo. Ma dipende, diciamo che ci sono una parte di concorrenti le apprezza molto, un'altra parte chiaramente è contraria, la norma del roadbook complica un po' le cose, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo può creare qualche problema, altri magari invece l'apprezzano perché secondo loro mette tutti quanti gli equipaggi alla pari. Io penso poi che alla fine succede che quelli che girano a 2 di media sono quelli che vincono le gare, gli dai il roadbook prima, che glielo dai
sulla con le pagine bianche. O glielo dai anche lunedì, vincono lo stesso. Sai, il problema è che accontentare tutti è praticamente impossibile. Io, come tutti sanno, non digerisco questa norma del roadbook perché mi guasta un po' anche in qualche modo la mia liturgia del pregare il giorno prima, mi facevo il mio giretto, mi preparavo il roadbook e mi trovavo anche un buon ristorantino in cui credo che si veda anche. E quindi si vede che fai tante gare. Sì, è vero, hai ragione. Sì, quest'anno ne abbiamo messo in preventivo parecchio, una decina, sì. Cinque minuti al via in compagnia di Flavio Renna. Ciao, ben trovato. Ciao, eccoci qui alla Coppa degli Etruschi, felicissimo di stare di nuovo qua. Purtroppo l'anno scorso l'abbiamo saltata, ma quest'anno torniamo più carichi degli altri anni. È una gara che porto nel cuore perché è stata la prima gara che ho vinto 3 anni fa, per cui speriamo di fare bene. Senti Flavio, Coppa degli Etruschi, prima gara del Girone Sud, qualche cambiamento regolamentare quest'anno nel 2018 al campionato italiano, qual è il tuo giudizio? Beh, diciamo che il campionato con questo nuovo regolamento potrebbe diventare un po' più divertente perché obbliga tutti gli equipaggi comunque a fare 2 gare per ogni girone, essendo 3 gironi bisogna fare per forza più gare, per cui magari possiamo vedere più equipaggi che scendono nelle gare più lontano dalle loro case, come Avellino e la Coppa degli Etruschi appunto. Vediamo, fine anno vediamo i risultati che ha portato questo nuovo regolamento. Mario, pochi minuti al via, ma che ci fai a bordo di una mini? Beh, a bordo di una mini è un'esperienza diversa dal solito e quindi a me sai benissimo che piace fare esperienze diverse e quindi stavolta sarò sulla mini e sicuramente faremo una bella cosa insieme perché già ci siamo capiti, ecco, da stamattina ci siamo capiti. Senti, appuntamento Coppa di Letuschi a Viterbo in compagnia dell'amica Magda? Compagnia di Magda, mia carissima amica e anche grande navigatrice, è un piacere oltre che un onore per me stare accanto a lei, lei sta accanto a me, quindi abbiamo fatto già qualche gara insieme, quindi ok, tutto ok, ecco, siamo pronti per questa manifestazione che poi è la terza del campionato italiano e speriamo di fare il meglio possibile, ecco. Guido, pochi minuti al via, la sensazione? Sensazione, come al solito, c'è il cuore sempre che batte. Poi per noi questa è la prima gara del campionato di quest'anno, siamo andati in Nord Italia, però siamo speranzosi, siamo determinati a fare un bel risultato, ci contiamo. Senti Guido, ci sono un po' di cambiamenti regolamentari quest'anno, qual è il tuo giudizio su queste novità? Il roadbook chiaramente dato a 90 minuti era una cosa tra virgolette necessaria, però comporta il fatto che i poveri navigatori qui devono lavorare come matti per cercare di darsi una regolata su quelle che è la... Quindi è una cosa senz'altro giustificata, però è un lavoro in più. Eccoci con una delle aziende amiche della Coppa degli Etruschi, Officine Bottà, in compagnia di Gianluca Bontà. Ciao, ben trovato. Ciao Ermanno, ben trovato a te, ti ringrazio. Gianluca, allora, Officine Bontà ha una presenza ormai consolidata all'interno della Coppa degli Etruschi, c'è anche un trofeo intitolato a vostro nome. Come nasce questa vostra presenza qui all'interno di questo evento? Tramite l'amicizia nata in maniera così molto casuale con il presidente Emilio Patara delle Etrurie Storiche Racing Club. E essendo noi diciamo, un'attività strutturata principalmente sulla ricostruzione dei motori e diciamo, la nostra passione nata da molto tempo, cioè da sempre, per le auto storiche, è nato diciamo, questo rapporto di amicizia e siamo anche diciamo, contenti di essere sponsor e orgogliosi di essere sponsor delle Etrurie Storiche Racing Club. Senti, Officine Bontà, come nasce e qual è la sua attività primaria?
L'officina di montagna nasce, diciamo, all'inizio degli anni 70. Inizialmente era un'attività di, solamente di rettifica motori, e poi la passione per questo ci ha portato anche alla, proprio all'apertura di un'officina meccanica espressamente per autostoriche, sia anteguerra che dopoguerra. 23esima Coppa degli Etruschi, Antonio Patara, ciao. Ciao Ermanno, buongiorno. Antonio, allora, siamo prima delle premiazioni, ma i giochi sono già fatti, i risultati ci sono già, è stato un grande evento, vogliamo fare un po' di considerazione? Sì, è stato un grande evento, 50 macchine al via, comprese la turistica, hanno affrontato un percorso di 220 km con 70 prove, abbastanza serrate, quindi penso si siano divertiti. Questa volta abbiamo notato, noi abbiamo partecipato ovviamente alla gara, anche in veste di concorrente, abbiamo notato anche un po' di cambiamenti, una gara un po' divisa in due, nella prima parte un pochino soft che forse ha fatto un po' così rilassare alcuni equipaggi, una seconda parte molto più serrata, come al solito la parte notturna sicuramente molto impegnativa e molto emozionante. Sì, durante il giorno sì, sono state fatte delle prove, diciamo, un po' più blande, a parte quella sotto Tarquinia con la strada chiusa in salita, le altre erano bene o male fattibili. Durante la notte sono state un po' più serrate, poi sono state aumentate le difficoltà appunto con il buio, i tubi luminosi, però penso insomma che sia stato un bel evento. Antonio, un po' la sintesi della gara la troviamo nella classifica, vittoria di Mario Passanante, una sola di penalità di ritardo dell'equipaggio di Fratelli Cappella, una gara sicuramente molto ben riuscita. Sì, noi siamo abituati ormai a vedere le classifiche delle gare di campionato italiano con pochi equipaggi raggruppati in pochissime penalità. Anche l'altro anno è successa una cosa analoga, però se non mi sbaglio lo scorso anno erano 3-4 gli equipaggi che stavano a pochissima distanza. Sicuramente qua in alcune prove qua della nostra gara, molto tecnica e abbastanza insidiosi, sono visti proprio i veri top che sono venuti fuori con la loro esperienza e la loro grinta. Cerchiamo sempre di premiare più concorrenti possibili, certo premiare tutti è impossibile, però ogni anno cerchiamo di aggiungere un trofeo in più. Quest'anno di trofei ce ne sono molti, c'è il trofeo Cucchiarelli, il trofeo Massimo Natili, il trofeo Digitec, che a nostro avviso è quello, diciamo, più particolare perché verrà dato a chi per la prima volta ha partecipato a questo tipo di gara. Poi c'è il trofeo Villa d'Asqua che mette in palio appunto il suo vino, poi dopo ci sono anche tutti gli altri premi di categoria, primo assoluto, classifica femminile e trofeo scuderia. 23esima Coppa degli Etruschi, il vincitore Mario Passanante. Salve a tutti, è stata una gara molto impegnativa, devo dire, non me l'aspettavo così, ricordavo qualcosa negli anni scorsi, però quest'anno devo dire che alla fine Patara è riuscito a mettere giù delle prove molto insidiose e anche dei controlli orari molto tirati, quindi diciamo che non avevi nessun tempo di stare così a oziare, perché perdevi un minuto e non riuscivi a acchiappare il controllo orario. Ormai le gare alla fine si vincono sempre per pochi centesimi, l'altra volta l'ho persa per due, oggi l'ho vinta per un centesimo, e quindi questo dimostra che le gare fino all'ultimo sono tirate, sono molto impegnative, quindi non puoi assolutamente stare lì, devi sempre essere concentrato e quindi poi alla fine quando viene fuori il risultato e riesci a stare lì davanti, la soddisfazione è maggiore. Mario, senti, hai detto già tu, una gara molto tecnica, divisa un po' in due parti, sia la parte, diciamo, con la luce naturale che la parte notturna. Secondo te dove hai vinto la gara e dove si è fatta la classifica? Qual è stato il momento, diciamo, più tecnico? Ma guarda, la gara secondo me io l'ho vinta all'inizio, prima di far buio, ecco, perché lì sono riuscito a trovare veramente un certo ritmo e ho fatto delle prove abbastanza interessanti, perché diciamo che i secondi classificati erano avanti, sono riuscito ad acchiapparli, e poi l'ultima cosa che ho fatto bene è stata la pista alla fine, e anche lì è stato molto importante per riuscire a stare davanti ai secondi classificati. Quindi ecco perché dicevo prima, fino alla fine, fino all'ultimo tubo, che poi tra l'altro nell'ultimo prova, nella 70esima prova, ho fatto 1-0, cioè capisci cosa vuol dire? Chi è arrivato secondo ha preso una penalità, cioè quindi l'ho vinta lì la gara. Siamo in compagnia della vincitrice del trofeo femminile, Federica Bignetti. Ciao, ben trovata. Ciao a tutti, però ci tengo, Federica Bignetti, ci tengo molto. Grazie della correzione.
Senti, una nuova vittoria, una gara sicuramente molto tecnica. Dove secondo te avete fatto il vostro titolo? Oddio, sul fatto che sia noi che l'altro equipaggio abbiamo probabilmente mal interpretato questa gara. Nella prima metà è stata decisamente lenta e secondo me non aiutava molto la concentrazione, che per quanto mi riguardava era già abbastanza assente. La seconda gara invece era tutto un rincorrere ai tempi che erano tiratissimi, anche ci si stava dentro proprio il pelo. Sviste da una parte, sviste dall'altra, quella che forse è stata un attimo più attenta è quella che ha vinto, ma eravamo molto sul filo del rasoio e secondo me era proprio una gara dove eravamo pari. Senti, nelle prove notturne come ti sei trovato? Tra l'altro voi viaggiate, lo diciamo, con una macchina aperta, per cui diciamo con un piacere durante il giorno, forse qualche difficoltà durante la notte. Sì, sicuramente, anche perché i fari delle auto degli anni 60 non sono proprio alogeni piuttosto che LED, per cui visibilità abbastanza limitata. Però, no dai, è andata abbastanza bene. Il fatto che ci fossero dei presostoli, diciamo, fosforescenti, sicuramente quello ha aiutato. È andata, dai.